I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno denunciato quattro persone sequestrando complessivamente 110 grammi di varie sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione San Giorgio Canavese hanno denunciato in stato di libertà alla procura di Ivrea un 24enne italiano giunto alle forze dell'ordine. Venerdì mattina i militari, con l'ausilio di un'unità cinofila nel nucleo cinofili carabinieri di Volpiano, hanno perquisito l'abitazione del giovane a San Giorgio, rinvenendo 37,5 grammi di marijuana. In un tombino di pertinenza dell'abitazione, i carabinieri hanno rinvenuto anche 31 grammi di cocaina, suddivisi in quattro bustine trasparenti in cellophane. Altre bustine simili sono state rinvenute all'interno dell'abitazione. Per lo stesso reato ad Azeglio, i carabinieri della locale stazione, unitamente ai colleghi di Strambino, hanno denunciato a piede libero un trentenne italiano già noto alle forze dell'ordine. A Ivrea, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno denunciato a piede libero per detenzione illegale di sostanze stupefacenti un diciottenne e un ventiduenne, entrambi italiani noti anch'essi alle forze dell'ordine.